tutti, mi chiamo Chiara Geloni, sono una giornalista e sono qui perché l'autore del libro di cui parleremo stasera, Antonio Pileggi, che ringrazio, mi ha chiesto di dare la parola ai suoi ospiti ed è esattamente quello che farò senza farvi perdere troppo tempo con le mie parole per chi non siete venuti per ascoltare me. Vi dico solo rapidissimamente che questo libro, Pietre, della casa editrice Rubettino, oltre l'autore presente con noi e fra poco interverrà anche l'editore, e, qui è seduto qui accanto a me, è un libro che raccoglie gli scritti di Antonio nel corso di una decina d'anni. Antonio, come sapete, molto meglio di me, forse lo conoscete, è una persona che ha una grande passione per la scrittura, anche se non si ritiene un giornalista, uno scrittore. Dice che la sua scrittura è troppo burocratica perché risente della sua storia di funzionario della pubblica amministrazione, di provveditore agli studi, ma in realtà è una persona che sa usare invece la scrittura e grazie anche a questa sua passione ci siamo conosciuti perché Antonio era solito proporre i suoi articoli attraverso Federico Orlando e qualche volta direttamente attraverso di me al giornale per cui lavoravo qualche anno fa, che era un giornale che si chiamava Europa e che oggi purtroppo, come molti giornali, non esiste più. E in questo libro Antonio racconta varie storie. È un libro, ci tenevo subito a dirvelo perché è un libro che si può leggere anche per frammenti, per spigolature, non è un giallo, quindi potete trovare degli spunti che spesso hanno una capacità così un po' profetica di intercettare l'attualità. Non so, c'è un articolo su una notizia che forse allora era una breve in cronaca che riguardava un giovane sconosciuto leghista consigliere comunale a Milano. Non voglio svelarvi l'argomento, ma il consigliere comunale si chiamava Matteo Salvini. E così, ecco, c'è questo gusto di guardarsi indietro ritrovando le tracce, le pietre forse che segnano il sentiero di alcune storie che poi assumono una luce nuova anche a rileggerle. E la storia più lunga e forse anche un po' più articolata che Antonio racconta, che Antonio Pileggi racconta nella prima parte del suo libro, è una storia che per fortuna è a lieto fine. È la storia della partecipazione, del prendere parte nel votare no al referendum costituzionale del 2016. Questa è una storia a lieto fine in una serie di storie che non sempre lo sono, perché chi come Antonio Pileggi si trova, sceglie di preservare una cultura, in questo caso la cultura liberale, una storia, un metodo, spesso in questo tempo si trova a fare battaglie di opposizione. Però a volte anche le battaglie di opposizione si possono vincere e il referendum costituzionale, che è un altro di quei momenti nei quali ci siamo incontrati, è stata una storia appunto a lieto fine. E quindi Antonio racconta come questa parte politica alla quale lui era più vicino in quel momento ha partecipato con una sua specificità ai comitati referendari, con delle ragioni che erano figlie del suo metodo. La ragione principale politica del no dei liberali è stata una ragione molto giusta secondo me, che il referendum diminuiva gli spazi democratici e quindi la libertà dei cittadini. Noi spesso pensiamo che la rapidità, l'efficienza della democrazia, anche a scapito di qualche procedura o di qualche cosa che ci sembra ridondante nella formazione delle leggi, nella gestione del consenso, sia una lungaggine, una lentezza, invece una ricchezza, e consente qualche volta di correggere gli errori e comunque consente una maggiore partecipazione. Il libro poi, dopo questa premessa politica, segue alcuni temi, ovviamente in primo luogo quello della scuola, che è stata la
passione, la professione di Antonio Pileggi, ma poi anche altri come la pubblica amministrazione, la giustizia. Buonasera, salutiamo Alessandro Pace, salve. E la cultura, abbiamo appena iniziato. E poi c'è una corposa appendice che racconta alcune vicende politiche più recenti del 2018, nelle quali Antonio Pileggi è stato testimone. C'è un dialogo col professor Mazzella, che è presente anche lui stasera, e ci sono le postfazioni di Luciano Corradini, Domenico Gallo e Enzo Palumbo, che arricchiscono appunto questo scritto. Ecco, questo è il libro, ma poi il libro è molto altro, molto di più, ci sono cose che vengono dalla rete, dai social network, interazioni a tutto campo di Antonio Pileggi con altre persone. Quindi per cominciare a parlare con gli invitati di questa sera, io concludo questa premessa, che spero non sia stata troppo lunga, dando la parola al professor Gallo, che è magistrato, come sapete, e componente anche del coordinamento per la democrazia costituzionale, autore di una delle postfazioni di Pietre. Grazie.